Allora, buongiorno, oggi è il 25 di ottobre, siamo di fronte al canile sanitario per parlare, illustrare di una questione che ha dell'assurdo, è veramente inquietante, quasi surreale. Da quando è stato approvato il decreto legge che impone che dal 15 di ottobre tutti coloro che accedono a dei posti di lavoro, soprattutto i dipendenti, immagino, ma anche gli estranei, devono essere dotati di Green Pass. Questo è evidentemente è considerato un luogo di lavoro. Ma qui a questo punto, quando racconteremo la storia, si tratta di volontari, quindi di persone che non sono neanche dipendenti, ma che fanno solidarietà e fanno volontariato per gli amici cani che sono qui lasciati, abbandonati, eccetera. Vediamo di che cosa si tratta. Allora, ecco qui il nostro amico, si tratta di Andrea, lo Ciao. conosciamo già. Cosa è successo? Dimmi, Andrea. Allora, io prestavo quotidianamente, facevo volontariato, portavo i cani a spasso nel canile. C'è una parte di volontari che invece fa anche la pulizia dei box, cucina e tutto il resto. Alcuni di noi sono sprovvisti di Green Pass per vari motivi, no? Io per una malattia, altri perché semplicemente hanno scelto questo. E il problema è che è arrivata una circolare il giorno 14, mi sembra, o 13, poco prima del 15, che diceva che non potevamo entrare nel canile, il che potrebbe essere comprensibile, come dicevi tu, è un luogo di lavoro, ma non potevamo nemmeno esternamente Questo è ricevere i cani. assurdo. Quindi io, se io venissi adesso sprovvisto di canile qui davanti, Di canile di Green Pass. di Green Pass, scusate, venissi qui davanti al canile e un volontario provvisto invece di Green Pass mi imbraga il cane, me lo mette al guinzaglio e me lo passa, e poi io vado là in mezzo, quindi in mezzo ai campi, sia qui che a Cascina Rosa, quindi nessuno vieta di andare a spasso con un cane, insomma non lo posso più fare. Di conseguenza questa decisione, che adesso capiremo poi chi l'ha presa, va a discapito non tanto mio quanto di questi cani che adesso rimangono chiusi dentro 24 ore su 24, perché comunque essendoci meno personale, questi ragazzi che si fanno veramente in quattro gratuitamente e anche chi lo fa stipendiato, io li vedo, lavorano tantissimo per i cani, deve pulirli, deve pulire i box, non ha il tempo di portarli a spasso. Certo che è una decisione che Quindi, ha dell'assurdo, proprio esatto. del surreale, ma a questo punto voi non siete, diciamo, equiparati a dipendenti, No, no? io E non sono. quindi non rischiate niente, perché il dipendente abbiamo letto che può essere sospeso dallo Certo. stipendio, ma non sospeso dal lavoro. Allora, a questo punto, chi è che prende la decisione? Il direttore, se c'è un Sì, direttore, il il responsabile, dirigente, il probabilmente responsabile. l'ufficio che chiamano welfare, questo nome inglese, e non lo so, penso che l'abbia il sindaco, Ma non possibile. è possibile comunque su questo specifico argomento, su questo specifico trovare delle deroghe, perché qui non si tratta di un posto di lavoro, diciamo, tradizionale, normale, ma si tratta di qualcosa di diverso. Sì, è un posto di lavoro per chi ci lavora, per il dipendente, ma per voi è un qualcosa di diverso. Pensi che si possa trovare come dire, un Un compromesso, accomodamento? me lo Anche auguro. perché, come hai detto tu, se il volontario porta il cane fino sulla soglia, all'aperto, qui di Certo, fronte, sì. quale Io problema mi c'è? auguro che si trovi una soluzione, perché ho parlato con diverse persone. Intanto non rinnoveremo più la tessera noi. E in più, ma non solo, il canile vive grazie alle donazioni. È una persona che fa donazioni, mi ha detto che oggi ci vediamo nel negozio in cui lavora, mi ha detto lui sospenderà la donazione, perché il fatto che, diciamo, Non si questa dice. specie, chiamiamolo ricatto, Sì, è un chiamiamolo ricatto, ricca, è vada a esattamente un ricatto. discapito degli animali, non Sì. nostro, perché io vivo lo stesso, Sì, è un volontario, porto a quindi spasso il non hai cane della nessun mia amica, compenso. però mi dispiace, ecco, non poter entrare, Certo, ecco, veramente. hai detto bene, in Italia, e l'Italia ha questo record, insieme all'Arabia Saudita, Sì. nel mondo, dove praticamente
praticamente per lavorare o in questo caso per fare del volontariato bisogna avere questo passaporto, questa tessera. È un vero e proprio ricatto che si riflette prima di tutto sulle persone, ma in questo caso sugli animali, sugli animali. Va bene, un saluto. Grazie e buona giornata. Ciao. Ciao.